Prima Radio. Do il benvenuto ad un artista, una persona davvero storica per la nostra cultura italiana, del teatro, del cinema, del recital, tutto quello che vogliamo, Pamela Villoresi. Sì, ciao a tutti, buonasera. Ben trovata Pamela, benvenuta. Qual è l'occasione di questo incontro? Intanto cominciamo dal fatto che lei è rappresenta la direzione artistica del teatro Biondo di Palermo e però c'è l'occasione di una premiazione importante, anche perché poi quello che mi ha stupito è che questa premiazione, ma adesso ne parleremo, perché avviene anche dopo 2 anni fondamentalmente di pandemia, quindi quasi di stop forzato, ma così non è stato. Il premio è assegnato dal Siegel Center Awards for Civic Engagement in the Arts, che è un'associazione di New York che, mi diceva prima, opera online. Insomma, ci dica lei adesso intanto che piacere le ha fatto avere questo premio, riceverlo? No, mi ha dato molta soddisfazione, perché uno spesso fa tante fatiche, ma magari non si sanno, non solo le faccio io, ma le chiedo al mio teatro, dove ai lavoratori del teatro. Devo dire, abbiamo fatto una grande squadra, sono pochissimi quelli all'interno del teatro che non si sono spesi anima e corpo per arrivare a certi risultati. E quindi è un premio che va a me, ma va a tutta la squadra, insomma. Certo. E quindi il fatto che ci venga riconosciuto addirittura da New York, loro sono appunto, diciamo, un braccio armato online di una università di spettacolo. Certo. E durante la pandemia ogni giorno hanno intervistato una realtà teatrale in tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo, cercando di scoprire come i teatri stavano lavorando a sipario chiuso. E fra più di 300 intervistati noi siamo fra i 10 premiati, dove non c'è un 1, 2, 3, 4, no, tutti e 10 premiati. Europei siamo solo 4, siamo noi, il Teatro della Ville di Parigi, un teatro di Berlino e un teatro rumeno. E quindi questo ci riempie d'orgoglio, perché quello che noi abbiamo pensato, la domanda che ci siamo fatti è: a cosa serve un teatro se il sipario è chiuso? Insomma, normalmente... Certo, uno se lo chiede subito da me, così, no? Dal tempo dei Greci, insomma, sì, il teatro è il grillo parlante che aiuta a riflettere sui problemi della polis, no? Della certo. Città. Attraverso l'arte comunque si sintetizzano i problemi, no? Il teatro non deve dare risposte, non è il suo compito, ma sicuramente deve aiutare a darsi delle domande interessanti. Sottolinea, evidenzia, certo, assolutamente sì. E quindi, a sipario chiuso che ci stiamo a fare? Anche ci perché la parola d'ordine del teatro qual è? Sipario, no? Cioè, nel senso, quando inizia lo spettacolo, il claim, se vogliamo usare un termine così moderno, è sipario. Ma se è chiuso, non solo, non solo il sipario, pure le porte, la cosa più grave, diciamo, in questo periodo, purtroppo. Non solo, ma noi abbiamo denaro pubblico, quindi comunque abbiamo dei dipendenti fissi, quindi diciamo la macchina, il pachiderma, certo. Comunque doveva le sopravvivere, spese ci stanno, anche certo. Se è vero che ci sono mancati 1,5 milioni di incassi, non è poco. Comunque, e ci siamo detti, possiamo diventare la voce della città, di tutti quelli che sono chiusi in casa. E allora intanto siamo andati online per primi, perché il lockdown ha stoppato al debutto, lo spettacolo che facevo io su Frida Kahlo. E quindi abbiamo deciso di fare, io, siccome si ventilava la chiusura dei teatri, mi ero già accordata con una società che fa riprese, insomma, di videomontaggio, esatto. Eccetera. E abbiamo fatto le 3 repliche a chiusura, subito dalla sera dal giorno della chiusura, con uno spettatore in sala. Era possibile fino a 4 persone avere. Quindi questa non la sapevo, comunque va bene, uno spettatore. E quindi uno spettatore, e siamo andati in diretta. E che l'abbiamo meraviglia. Dato gratis a tutto il mondo, perché online è tutto certamente. Il mondo. Non c'era pagamento, insomma. E quindi siamo stati i primi in assoluto in Europa a andare online, i primi, cioè a non mandare cose vecchie, ma andare in diretta. Con successo, assolutamente sì. Sì, con degli ascolti, inaspettato, cioè successo. Avremmo dovuto recitare in teatro, credo, per 15 anni per avere tutti quegli spettatori che abbiamo avuto.
ma poi c'era e ora che cosa facciamo? Per esatto. cui intanto abbiamo pensato anche agli studenti, quindi ho chiesto anche ai colleghi, io stessa, abbiamo recitato i poeti, in modo che anche chi studiava da casa poteva avere, non so, le poesie di Leopardi, di Pascoli, Dante, comunque alcune lette da dei professionisti, certo. brani di romanzi, ognuno quello che amava di più lo leggeva. Finito qualche giorno abbiamo capito che siccome anche tutta la categoria era in ginocchio e anche alla fame, perché allora abbiamo cominciato a stornare, diciamo, gli inevitabili risparmi di produzioni che non andavano in scena, a stornarle invece su questa piccola attività online. Erano cifre piccole, per carità, però abbiamo cominciato a far lavorare gli attori pagandoli e facendogli registrare delle cose. Poi abbiamo chiesto a molti istituti classici della città metropolitana, coi loro professori ovviamente, grazie ai loro professori, abbiamo chiesto agli studenti di scriverci i loro pensieri, le loro riflessioni di questa prigionia. Questo materiale abbiamo raccolto dunque circa 340 scritti, mamma mia, una cosa enorme, e li hanno lavorati i nostri allievi drammaturghi, gestiti dai nostri allievi registi e recitati dai nostri allievi attori, che a loro volta, chiusi in camera, hanno interpretato le parole dei ragazzi. Ma spesso i nostri allievi hanno veramente poco di più degli allievi dei licei, sono giovanissimi. Certo. E quindi per loro, per i ragazzi dei licei, per gli studenti, è stato un effetto catartico pazzesco, perché si sentivano, cioè, coinvolti, hanno dato voce anche a pensieri certo. che non avevano coraggio di dire, né in famiglia né ai professori. Eravamo coadiuvati da degli psichiatri dell'Università di Palermo, e quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro, e per molti ragazzi appunto dicevano che prima ci hanno riso, poi ci hanno pianto, e poi però avevano come superato la cosa. Poi da questi scritti nasceranno due spettacoli, e invece da una selezione di classici siciliani che hanno fatto sempre i ragazzi, Squarci d'autore si chiamava, abbiamo fatto uno spettacolo che è andato in scena quest'estate, sempre dagli scritti dei ragazzi. E poi abbiamo, a sipario chiuso, messo in prova tutte le compagnie che dovevano debuttare, e quindi 5 spettacoli a fine lockdown erano pronti. Infatti li abbiamo mandati in estiva, abbiamo fatto certo. l'estiva, e con una settimana di prove avevamo 5 produzioni, una via l'altra, che hanno potuto andare in scena. Quindi, tra virgolette, per assurdo, il lockdown, la pandemia ha poi forse convogliato al meglio quelle che erano idee, pianificazioni, piuttosto che programmi futuri, no? Cioè, perché poi ti trovi anche in un certo qual senso costretto a inquadrare, a recintare quello che magari avevi in mente di fare in ordine sparso, e quindi forse hai prodotto di più. Sì, no, sicuramente quest'anno abbiamo anche smaltito tutte le produzioni esatto. che erano rimaste chiuse nel box a nitrire, a scalciare. Anzi, se ne sono accumulate altre. E quindi abbiamo avuto, diciamo, anche una iperproduzione, 34 proposte quest'anno, quindi già una cosa enorme, non sarà sempre così. Però ecco, quello che abbiamo capito, perché noi teatranti, sappiatelo, siamo un po' giurassici, mica solo io che ho 65 anni. Però siamo... mi stava raccontando che effettivamente poi però, per causa di forza maggiore, insomma, esatto, cioè è stata un'occasione in fondo per, come dire, per prendere confidenza con un mezzo che è il futuro, dal quale non ci possiamo esimere. Ma di, assolutamente. Col quale non ci possiamo esimere di dialogare. E quindi, viva Dio, l'abbiamo cominciato a fare. Abbiamo fatto un excursus su quello che è stato purtroppo questo biennio pandemico, anzi forse è venuto fuori qualcosa di molto positivo, visto che le produzioni, insomma, sono state rispettate, anzi c'è stato forse un surplus, no? Dal punto sì, di vista sì, numerico. Sì, sì, è così. E invece adesso, augurandoci, e naturalmente lo facciamo con tutto il trasporto del momento, che tutto torni un po' a come era prima, Teatro Biondo, cosa è in cantiere?
abbiamo un sacco di produzioni, tanti rapporti con artisti anche esteri, ma che non ospitiamo così a dargli soldi, a far la vetrina di quello che fanno. Noi vogliamo che facciano crescere il territorio, quindi facciamo venire questi artisti qui, gli facciamo fare i laboratori, gli facciamo incontrare gli artisti siciliani, gli facciamo fare dei corsi alla nostra scuola. Poi nascono degli spettacoli che vanno in scena, ma con i nostri talenti. Infatti così è stato con Irina Brook, col suo progetto House of Us, che ha debuttato nel museo Fondazione Sant'Elia, ha fatto una serie di stanze performative proprio dei mondi chiusi nelle stanze, perché era un lavoro partito appunto col lockdown. Sì. E poi ci sarà Aurélien Bory, che è uno dei più grossi registi e coreografi d'Europa, una collaborazione col Teatro di Toulouse che lui dirige. Lui ha già fatto un corso alla nostra scuola, ha già fatto delle permanenze qui, sta incontrando artisti di qui, continuerà con dei laboratori nel 22, nel 23 farà uno spettacolo dedicato a Palermo, al porto aperto, alle seconde generazioni, con tutti gli artisti del territorio. La stessa cosa faranno i danzatori della Bausch. Insomma, noi internazionalità sì, ma purché sia collegata al territorio e faccia crescere i nostri talenti. Quindi, giusto per usare una parola che tante volte viene abusata, ma questo è in questo caso contaminazione vera e propria. Cioè, eh? Assolutamente vera e propria. Intanto stiamo cercando di dare delle grandi opportunità ai nostri giovani, perché se no ci sciacquiamo sempre la parola, la bocca con la parola giovani e non si fa niente di concreto. Invece c'è questa compagnia in questo momento con lo spettacolo Closer alla Sala Strehler, che la regia è di Fabrizio Falco, tutto il cast ha una media di 27 anni. Giovanissimi proprio, insomma. Ed sono è uno loro. Spettacolo bellissimo che ha debuttato due giorni fa. Vi consiglio di andarla a vedere. Che età media hanno i vostri ascoltatori? Ma noi spaziamo dai 18 anni ai 65 anni, anche ecco, a volte, insomma. Allora, per tutti questi ragazzi, sì, dai 18 a quelli della mia età invece, vi consiglio di vedere Closer, una bellissima riflessione, la storia di due coppie che si intrecciano, eccetera, ma è soprattutto, diciamo, una riflessione dell'utilizzo che si fa dell'altro. Adesso poi, appunto, con i sistemi virtuali non ne parliamo. È uno spettacolo molto molto bello. E tra l'altro poi... E abbiamo in prova un altro giovane siciliano, che è Giuliano Scarpinato, che sta provando il suo spettacolo, che debutterà fra poco in Sala Grande. Quindi tutti i nostri talenti. E poi tra l'altro, diciamolo Pamela, il teatro è bello, perché comunque l'epoca, anzi, parlava all'apertura di intervista degli antichi greci, no? E di come il teatro era polis, era poi sintesi della vita, no? Il teatro è bello perché è vero, perché lì, cioè, molti tante volte mi parlano di cinema, io credo che, per carità, nulla da dire sul cinema, però dico, il teatro è coinvolgente. Ecco, lei parlava prima di intercettare il pubblico nuovo per il teatro. Io credo che se per la prima volta vai a teatro non puoi non andarci più, cioè, nel senso che ti ruba, ti prende, ti rapine. Io non posso che dire così, ci andai da piccola, decisi di farlo di mestiere, e a marzo sono 50 anni di libretto di lavoro, mezzo secolo, quindi. Penso un po'. Va bene, io ringrazio Pamela Loresi, direttore del Teatro Artistico, del Teatro Biondo di Palermo, direttore artistico del Teatro Biondo di Palermo, per tutto quello che ci ha raccontato, anche per il retroscena lockdown che tante volte sembrano un po' scontati, ma in realtà abbiamo capito che lì è stata una fucina di grandi cose nuove, di produzioni, e vive il teatro, e speriamo che naturalmente tutto possa continuare nel segno del live questa volta, non più dello streaming. Dal vivo, vi aspettiamo davvero, è un posto molto sicuro il teatro, noi sanifichiamo tutto ogni volta che ve ne andate prima che ne arrivino altri. E questo è importante. Ecco, ci vuole ovviamente il super green pass e la mascherina, ma insomma è un posto sicuro. Assolutamente. Grazie Pamela Loresi. Grazie a voi. A presto, alla prossima, grazie. Prima Radio.